circa 250 iscritti per una prima edizione, già è un successo per come si è organizzata nei tempi ristretti. Sì, sicuramente sì, e probabilmente gli iscritti saranno anche di più, visto che, come vedete alle mie spalle, c'è una piccola fila di nuovi iscritti che si possono iscrivere sulla gara. È un grande successo perché avevamo previsto un massimale di 300 iscritti, quindi siamo vicini al raggiungere il quorum. E sì, un successo in questa prima edizione e una soddisfazione sia da parte nostra come supporto tecnico che dall'organizzazione locale della Polis e di tutta la comunità di Bucciano. Si può inserire questa gara podistica nel contesto delle gare più importanti, perché questo è il clou della stagione, sappiamo già maggio-giugno è proprio nel cuore dell'anno agonistico, per poi essere settembre-ottobre il finale. Si può inserire questa gara negli anni a venire? Lo speriamo, questo è il nostro augurio, che la gara cresca, anche se poi a volte potrebbe essere un'arma a doppio taglio, una crescita eccessiva, quindi la facciamo crescere pian piano, con maturare anche dell'esperienza per rendere sempre più accogliente la città, più accogliente agli atleti, la manifestazione, il contesto locale.